Ciao ragazzi, sono qua che Delle faccio la valigia. ragazze? Ciao ragazzi e ragazze, sono qua che faccio la valigia. No, deve essere tipo più. Allora, niente, io e Marco stiamo facendo la valigia. Io la sto facendo, Marco non sta facendo molto, se non Sono un tenere questo cavalletto umano. essere un cavalletto umano. E niente, praticamente io ci tengo a precisare che la valigia è qui sopra il letto e sopra la coperta, perché la coperta poi la laviamo, perché altrimenti non farei mai questa cosa barbara di mettere scarpe e valigia sopra. Cioè, no, è che questa coperta è pesante, adesso è estate, quindi la portiamo a lavasecco, la laviamo, quindi, cioè, nel senso, non metto la valigia sopra il letto. Non voglio commenti di gente che dice: "Ma cosa fai? Metti la valigia sopra il letto?" No. No, è solo un caso raro ed eccezionale. E poi aggiungerei che è stato Marco a mettere la valigia sopra il letto, ma questa è un'altra storia. Comunque, oggi traslochiamo e quindi io sono molto emozionata, Marco anche è tanto emozionato. Infatti abbiamo litigato 7 volte in questi Sì, ultimi 2 giorni. infatti. Io adesso, boh, non so, spero di aver preso tutto. Devo trovare il modo per far stare anche quei libretti. Comunque, allora, come funziona questa giornata e come mai è importante? Come ho appena detto, oggi finalmente ci danno le chiavi dell'appartamento che abbiamo affittato a Monza. Ci sono voluti circa 4 mesi per avere una casa, quindi immaginatevi l'attesa che noi abbiamo fomentato dentro di noi in previsione di questo momento in cui finalmente avremo avuto un posto dove andare a vivere nostro. E abbiamo visto diversi appartamenti, poi magari alla fine del video vi racconto anche come mai andiamo a vivere a Monza e come mai abbiamo scelto quella città, perché ci stiamo trasferendo lì. Vi racconto anche un po' magari l'iter per affittare una casa. Non è che è una cosa, cioè, penso che tutti sappiano come si affitta una casa, però magari vi racconto appunto nello specifico noi che cosa, come mai ci abbiamo messo così tanto e finalmente, insomma, avremo un posto tutto nostro. Ma, momento libro, ieri ho finito. Entra. La felicità del lupo di Paolo L'ho Cognetti. finito ieri. Io sto ancora leggendo Piranesi, quindi è un po' in questo momento di stallo, un momento di stallo per le letture per me. C'è una parte molto bella. È tipo l'ultima parte del Sì, libro. alla fine. Sì, se lo leggi Ma nel. no, parla quando. Perché nello scorso video Però forse parlavo mi di come impendevo. riesci a trasferire Sì. quelle emozioni, quelle sensazioni, quella visione. Da qualche parte Fausto aveva letto che gli alberi, a differenza degli animali, non possono cercare la felicità spostandosi altrove. Un albero viveva dove era caduto il suo seme e per essere felice doveva arrangiarsi lì. I suoi problemi li risolveva sul posto, se ne era capace, e se non ne era capace, moriva. Mi è piaciuto. Ah, così finisce. No, non finisce così, poi ci sono altre Ah, pagine, però ok. questa frase mi è... l'ho Beh, sì, è bello. Cioè, sottolineata. se ci pensi, noi andiamo a cercare felicità altrove, però se fossimo degli alberi ci toccherebbe stare qua. Vabbè, dai, siamo contenti di poterci spostare. No, credo che sia un bel modo per dire che a volte Sì. cerchiamo di risolvere i problemi scappando, andando a Monza, fuggendo, Esatto, ma in realtà a andando volte a Monza. non Non li puoi, risolvi cioè, fuggendo, perché i problemi te li porti con te. È vero. Comunque dai, nel senso positive vibes, noi speriamo che a Monza cioè, staremo bene come siamo stati bene qua e come siamo stati bene prima a Mestre, perché prima io e Marco vivevamo a Mestre, abbiamo fatto un periodo in cui abbiamo vissuto là, poi siamo venuti qua a Vittorio Veneto, poi adesso insomma andiamo a Monza. Questa mattina cosa ci aspetta? Ci aspettano 3 ore di macchina per andare fin là, con la macchina bella carica di tutte le cose che ci porteremo. Poi andremo a fare firma del Firma contratto, copie. firma copia del contratto e poi andremo all'IKEA a comprare delle cose fondamentali per vivere perché già questa notte staremo in casa e mancano tipo i cuscini che sono fondamentali. Dopodiché passeremo anche nella vecchia casa dove stavamo adesso ospiti dal fratello di Andrea a Milano per prendere tutto quello che avevamo lasciato lì e speriamo insomma poi di questa sera di esserci un po' sistemati e di avere un po' le cose in ordine. Poi nei prossimi giorni comunque vi terrò aggiornati anche parlandovi dei libri che ho deciso di portare a Monza e facendovi vedere un po' come li sistemerò e tutto il resto e spero che venga magari una serie di vlog abbastanza carini in cui vi racconto le cronache del nostro trasloco. Infatti il video E si dobbiamo andare intitolerà a così, le anche a cronache. comprare un Dyson. E dobbiamo andare a comprare un Dyson, un aspirapolvere. Io voglio il Dyson, cioè nel senso proprio quello, il V18, 12, V12. però c'è anche il Ah, V18, vero? no, V15 è il massimo. V15 è il Ho massimo. guardato, penso, 10 video di aspirapolveri negli Sì. ultimi 2 giorni.
Abbiamo, cioè Marco per esempio il robot per pulire casa o l'aspirapolvere sì. Pulire mamma pancine no mamma pancine le sciacquette, le sciacquette di casa. Non so se voi conoscete questo gruppo su Facebook che si chiama Le Sciacquette. Io sono dentro questo gruppo in cui spiegano come si puliscono tutte le cose che ci sono in casa, tipo avete un problema, il forno non vi si scrosta, loro hanno un rimedio per qualsiasi cosa, e ogni volta che c'è un problema, tipo non so come si sistema qualcosa, non so come funziona qualcosa, vado sul gruppo Le Sciacquette e c'è una soluzione. E Marco è tipo la sciacquetta degli elettrodomestici, lui prima di prendere qualsiasi cosa va a vedersi tipo la differenza tra tutti gli aspirapolveri del mondo. Lui avrebbe preferito prendere forse un robottino, cioè quello che va in giro da solo per casa e si autogestisce, però con un cane secondo me il robottino rischia di causare degli incidenti. Pensate se rimane una torta per terra, ecco, le torte esatto. Belle con la panna e il robottino... Se la porta in giro poi da è brava in realtà, però non si sa mai sì. Se lo attacca, se lo sbrana e sì esatto, se tipo noi lasciamo da sola Teodora con robottino e loro litigano. E quindi secondo me il Dyson per un appartamento anche un po' piccolo, quindi che lo metti appunto, lo appendi da qualche parte, insomma non hai bisogno di un aspirapolvere potentissimo che fa robe assurde, ma che va semplicemente usato anche, non dico tutti i giorni perché magari no, però ecco insomma appena c'è un qualcosa per terra, comunque con un cane il pavimento è sempre molto sporco e così, comunque non vedo l'ora di farvi vedere la nostra casetta, poi magari ci sarà anche un home tour più avanti in cui vi mostreremo come sistemiamo tutto, come sistemiamo magari gli spazi, perché adesso noi andiamo là e mancheranno un sacco di cose, cioè qualcosa bisognerà prendere, insomma, vedremo. Comunque durante la giornata vi aggiorneremo. La situazione qui è questa, abbiamo tutti questi pacchetti, qui ci sono dei libri, alcune cose che abbiamo preso un po' randomicamente, tipo dei biscotti e del detersivo per la lavatrice, qui invece ci sono tutti i piatti, qui i bicchieri anche qui in teoria, e invece qua tazzine per il caffè. Poi Marco è stato così bravo da scrivere effettivamente sopra che cosa contiene ogni scatolone. Bicchieri, insomma praticamente ci portiamo via solo i bicchieri e i piatti. Per far stare i piatti qua praticamente abbiamo messo una coperta tutto intorno, i piatti in mezzo, insieme del giornale, insomma ci siamo un po' premurati che non sbattano tra di loro e non si distruggano. Poi vedremo come arrivano tutte queste cose e poi pian piano magari vi mostro anche tutte le cose che insomma abbiamo scelto di portare, ad esempio queste tazzine, qui dentro ci sono le tazzine da caffè che mia zia mi ha dato e sono bellissime, sono tipo la cosa di cui vado più fiera, quindi ci tengo a mostrarvele e ve le mostrerò adesso, ovviamente non apro tutto e basta. Mancano ancora altre cose, speriamo che stia tutto in macchina. Allora, siamo carichissimi di cose, ma anche carichi di energia! dai, era carina. Disconcertante. Cominciavo a guardare ogni nuovo numero con lo stesso stupore che doveva provare Robinson sul schermo per assicurarmi di non aver sbarrito per strada una virgola o uno zero. E c'era, alzai gli occhi e vidi la mia superiore che mi osservava costernata. Abbiamo ascoltato un po' di Stupore e Tremori di Emily Nothomb. Io l'avevo già ascoltato in realtà, però mi è piaciuto talmente tanto e ho pensato che potesse piacere talmente tanto anche a Marco che ho deciso di ricominciare l'ascolto. In realtà non ci manca neanche tanto perché ci mancano tipo 20 minuti per finire il libro, che dura 2 ore, 4 ore, quindi comunque non così tanto. Avevamo già iniziato ad ascoltarlo la volta in cui eravamo tornati da Torino e... No, non tornati da Torino, tornati da Milano per andare a Vittorio. E poi, vabbè. No. Comunque, niente, così. Come ti sta sembrando questo audiolibro? Molto carino. Un bel modo ironico di rappresentare le differenze culturali tra Oriente e Occidente. C'è la protagonista che è il punto di connessione un po' tra questi due mondi e che gioca proprio sulle differenze comportamentali attraverso l'imposizione sociale, di come nascere in un posto diverso ti faccia comportare o percepire la realtà in maniera diametralmente opposta anche. E fa un bellissimo pezzo sulla condizione femminile in Giappone, che è bellissimo, vale tutto il libro, forse dà senso a tutto il libro, secondo me è un libro costruito intorno a quel capitolo. Sì. Per raccontare, denunciare anche in una qualche misura la condizione femminile giapponese, ma lo fa in maniera del tutto ironica, particolarmente piacevole, non è quel magari saggio, severo, ma lo fa in maniera davvero molto interessante. Sì.
a un certo punto arriva addirittura a dire in quel capitolo che tra la traspirazione e sudare. Sì, esatto, e il suicidio non bisogna esitare. Suicidio. Sì, esatto. Non si può dire. Magari faremo bipperemo quella parola. Cioè, per farvi capire quanto allo stesso tempo è schietta, diretta, ma allo stesso tempo ironica, chiaramente. E però allo stesso tempo sta denunciando una società, un modo di vivere, un modo di volere le donne e imporre alle donne, insomma, quello che devono essere. Tant'è che usa sempre la parola irreprensibile. Una donna deve essere irreprensibile. E niente, mi è piaciuto tantissimo a me riascoltarlo, anche se dobbiamo ancora finirlo, perché al secondo ascolto sicuramente sono riuscita a cogliere molte più sfumature, anche se devo dire che già al primo ascolto mi era piaciuto e avevo colto un po' il senso, ecco, il senso profondo del libro. Manca ancora una bella scena prima della fine e poi, insomma, un libro molto bello. Comunque, adesso siamo quasi addirittura di arrivo, non vediamo l'ora. Un'oretta, sì. Non vediamo l'ora di firmare questo contratto e poi dirigerci. Pagare e poi dirigerci. Salasso. E poi dirigerci verso l'IKEA e pagare anche lì. Pagare anche lì. Pagare di nuovo. Pagare da Dyson. Pagare di poi nuovo. Poi andare a comprare l'aspirapolvere. Pagare di nuovo. Quindi andare a Milano. Pagare di nuovo. Tipo, è presente Lady Gaga che diceva: another club, no sleep. Noi, no sleep. Pagare. E quindi questo è un po' il riassunto del blog. Ok. Siamo gli affittuari, non i proprietari, siamo di un immobile a Monza. Ufficialmente gli affittuari di un immobile a Monza. Abbiamo firmato il contratto, abbiamo letto il contratto, abbiamo firmato la privacy e le mille cose che ci hanno fatto firmare. Ed eccoci qua. Tesora, stiamo morendo. Questa è la libreria che andrò a riempire di libri. E faccio proprio una velocissima panoramica, ma solo perché voglio mostrare piano piano tutto quanto. Teodora sta davvero morendo. Stai morendo? È grandissima questa casa? Troppo grande per te, non sai dove andare? Quindi, allora, questa sarebbe la zona living, il soggiorno. È davvero molto molto grande. Questa è una finestra con un sacco di luce. Questo è tutto il nostro piano cottura con il lavandino. E basta, mi fermo qua. Cioè, per adesso basta così. Adesso facciamo una breve passeggiata con Teodora, perché è stata in macchina tutto il giorno, è stata bravissima, e poi scarichiamo la macchina. Scarichiamo la macchina, comunque abbiamo un ascensore perché siamo al terzo piano, e poi andiamo all'IKEA, insomma, facciamo tutte le altre cose. Bene, adesso dobbiamo scaricare la macchina. Comunque praticamente sto prendendo le misure dentro i cassetti per capire un po' come dividere lo spazio con il metro in stoffa dell'estetista cinica. Ecco, questa è l'attrezzatura. Eccoci all'IKEA. Yeah! L'IKEA è per antonomasia, penso, il posto dove va chiunque quando si trasferisce o ha una casa nuova. E in realtà non è che a me faccia impazzire come qualità dei prodotti, assolutamente no. Però ci sono alcune cose che sappiamo già che prenderemo qui. E quindi, insomma, un giro penso sia d'obbligo. C'è praticamente la coperta da divano con scritto IKEA. Carina. Comunque siamo venuti davvero in un giorno in cui non c'è nessuno. Non so se sono sempre venuta all'IKEA nei giorni sbagliati o sono sempre andata all'IKEA sbagliate, diciamolo così, ma non c'è nessuno. Cioè, siamo solo noi praticamente. Diciamo che ci siamo riempiti per bene di cose. Yeah! Apriamo il Dyson. Quante emozioni oggi, madonna. È un sogno questo aspirapolvere. E il video non è sponsorizzato da Dyson, ma mi sarebbe piaciuto molto. Quindi, quale hai preso? Abbiamo preso il Dyson V12 Slim Absolute. Abbiamo scelto questo perché rispetto al Addio. 15 bene, tutto costa meno, va bene. Sì. Però è anche più compatto, più leggero. Adesso non fa. Ciao. Bellissimo, però forse va bene anche questo, sostanzialmente. Sì, comunque al laser, che è la cosa importante per noi, cioè vedere la sporcizia che viene tirata su. Ok, allora, vedere un attimo. Ok, questo è il contenuto.
Noi al momento non abbiamo preso, credo, la postazione, anche se questa secondo me è una postazione. Comunque, qui abbiamo un libretto con le istruzioni che non leggeremo. Qui abbiamo l'asta. Allora, la nostra casa a questo punto sarà praticamente sponsorizzata da Dyson, perché abbiamo anche la lampada e anche l'aspiratore. Comunque questo secondo me è la lo stand. Tu dicevi che non c'era? Siamo messi lo stand. Questo è il motore. Si accende qua così. Queste sono le varie spazzole. Adesso noi non metteremo queste, mi sa. Snodo a 90 gradi. Snodo a 90 gradi. Per andare tipo sopra i mobili. Così. Pieno di attrezzini. Questo. Lo credo sia la spazzola turbo. Madonna, ma quante cose che ha questo Dyson. Io pensavo che avesse... fuori. Io pensavo che fosse tipo semplicissimo, che non avesse tutti questi... Per quanto l'abbiamo pagato, sinceramente questa, non pensavo che avesse questa. È ottima per i capelli e i peli. E ha questa forma che porta i peli fino a qui e vengono tirati su senza farli aggrovigliare nelle spazzole. Okay. Quello tipo sul divano è perfetto. Ma è bellissimo. Io pensavo che la nostra fosse proprio la versione base. No. Invece c'è un sacco di roba. Ma il sensore piezoelettrico. Allora, noi a casa abbiamo il Dyson, non questo verticale, ma quello, come si può dire, quello normale, cioè l'aspirapolvere è quello che ha tutta la sua cassetta, e però ha tutte queste spazzole, cioè tipo questa spazzola ce l'ha, io le adoro tutte, cioè io le cambio sempre quando lo uso, perché mi piace proprio gli effetti diversi che fa. Allora, vediamo, andiamo avanti con le spazzole. Credo sia la spazzola. Wow, questa la... no, questa ce ne sono altre, ancora di più, ma ce ne sono altre, ce ne sono. No, questo è il cavo. Questo è il cavo, ok, ci serviva per caricarlo. Quella è, credo, quella con laser. Questa è quella con laser. Questo c'è, bellissimo, l'alternanza tra setole morbide e dure, così riesci a catturare tutto. Poi questo lo puoi cambiare dentro? No, lo smonti e lo lavi, lo puoi aprire e lo tiri, esatto, fuori. Esatto, la vera domanda è, ma si può mettere in lavatrice? Io sono una pazza per le lavatrici, se si può mettere in lavatrice mi piace. Ma dobbiamo provare tutte, però prima dobbiamo andare a prendere le cose che abbiamo lasciato nell'altra casa che avevamo qui provvisoriamente. Quindi mettiamo in carica questo e andiamo via. Poi sicuramente ci sarà modo per mostrarvi meglio la casa, anche per come sarà ultimata. Comunque pensavamo di mettere il Dyson qui, questa sarà più o meno la sua postazione, vicino alla lavasciuga, e in modo tale appunto che poi uno va a chiudere questo e non si vede più niente, è praticamente uno sgabuzzino. E questo sarebbe il nostro corridoio, dove al momento, come potete vedere, ci sono tutte le cose che abbiamo preso da Ikea, che vi mostrerò, e le cose che ci siamo portati indietro, tutti i bicchieri, i piatti che dobbiamo tirare fuori, e le ciotole per Teodora. E adesso le diamo da bere. La situazione adesso è tardissimo, noi siamo riusciti solamente a portare tutto qua e è qui. Ciao. È molto tardi. Sono tipo mezzanotte, che ora è? E mi sa che non riusciremo a sistemare niente. Sistemeremo domani. Buongiorno, prima mattina in cui mi sveglio in questa casa. Assurdo. Allora, mi sono messa la mia tutina Oceans per fare le prime pulizie e il primo riordino. Madonna, sono emozionatissima. E praticamente qua non mi emoziono neanche perché c'è il delirio. Lì in fondo al corridoio ci sono tutte le cose ancora lasciate praticamente al caso, il salotto è un disastro, quindi la prima cosa che faccio adesso è cercare di liberare un po' di spazio, pulire i primi ripiani e metterci le cose, insomma, che più o meno so già dove vanno, tipo le cose del bagno le metterò qua in bagno. Questo è il mobile dove appunto adesso pulisco tutti i ripiani e vado a inserire le cose. Ho già portato fuori Teodora. Lei è tutta contenta, tutta felice di stare in una casetta nuova.
E quindi basta, dobbiamo comprarle anche una cuccetta perché al momento non ne abbiamo nessuna, perché altrimenti l'avremmo portata via ad Ago. E quindi al momento Teodora sta su una coperta per terra, però prima o poi le prenderemo anche una cuccetta tutta sua. Mentre pulisco inizio anche ad ascoltare libri che mi hanno rovinato la vita di Daria Bignardi, perché ho sentito che lei parlava del suo libro appunto al Salone del Libro, mi ha incuriosito, non così tanto da comprarlo credo, però ho visto che c'è su Audible, anzi me l'avete detto voi su Instagram, e quindi inizierò ad ascoltarlo adesso. Einaudi presenta Libri che mi hanno rovinato la vita di Daria Bignardi. Ok, ho momentaneamente liberato il bagno e ho messo tutto nei vari scompartimenti, sono pronta a usare per la prima volta il Dyson. Sono pronta, non vedo l'ora, vediamo com'è, devo tenerlo con le gambe perché non ho più mani e vediamo. È davvero bellissimo, in realtà non c'è tanto sporco perché l'appartamento ce l'hanno consegnato pulito. Tra l'altro siamo anche le prime persone che vengono a vivere in questo appartamento che è stato appena ristrutturato, quindi è tutto nuovissimo e non c'è tanta polvere, però io comunque adesso passerò tutto quanto come se lo dovessi appunto pulire per la prima volta, nel senso che passo tutte le superfici super a fondo e continuo con il mio meraviglioso Dyson. Come vi dicevo, la casa è completamente nuova, lo sono anche gli elettrodomestici, come ad esempio il frigo. E quindi adesso devo togliere tutte le varie guarnizioni. Noi ci abbiamo messo dentro due o tre cose che avevamo, ma dobbiamo fare anche la spesa. Devo quindi togliere tutte le plastichine varie, cartoni dal frigo e poi anche la lavastoviglie. Io penso che vada fatta andare, anzi quasi sicuramente va fatta andare almeno una volta a vuoto, quindi adesso faccio questa cosa. Aggiungo anche il sale, sempre per la lavastoviglie, grande marchio che ieri al supermercato si è ricordato di comprarlo. Io me l'ero segnata, ma me lo stavo dimenticando, ed è fondamentale perché aiuta ad asciugare bene le cose. E questo è l'affare con cui si mette il sale. Cioè, praticamente vi do anche i tips sulla casa. Ok, allora ho riempito il serbatoio di acqua, ci metto questo affare e poi con il sale della lavastoviglie faccio questo lavoro qua finché non è pieno. Ok, sale messo, riavvito il tappo. No, mi sono dimenticata di prendere il brillantante. Ho preso questo che è il cura lavastoviglie, però adesso non ha senso usarlo. E devo prendere il brillantante da mettere qua. No, vabbè. Lo vado a comprare dopo. Vabbè, comunque, anche senza brillantante gli faccio fare un giro rapido. Così si attiva tutto. Io non sono un'esperta, trovo questi consigli online. Come vi ho detto, guardo spesso questa pagina Facebook che si chiama Le Sciacquette di Casa, dove danno tantissimi consigli. E anche su TikTok sono entrata in un girone di casalinghe che non finisce più, dove praticamente ci si consiglia come pulire le cose, come far funzionare le cose in casa. E io amo questo genere di cose, quindi mi piace proprio prendermi cura dei miei spazi, della mia casa e tutto il resto. E quindi la scopro che bisogna fare queste cose. Quindi gli faccio fare un giro rapido, tipo 28, adesso è la prima volta che uso questa lavatrice, quindi immagino sia così. Così si attiva tutto, si pulisce per bene dentro e poi questa sera ci laveremo i primi piatti. Ok, prima di mettere via tutto volevo mostrarvi le cose che abbiamo preso io e Marco ieri all'IKEA, perché magari può interessarvi e poi io adoro vedere cosa comprano gli altri, quindi spero che anche per voi sia lo stesso. Allora, parto da queste due piccole ciotole che in poche parole io utilizzerò per fare lo yogurt alla mattina e metterci tutte le mie cose buone dentro, tipo semi, noci, nocciole, frutta, e avevo bisogno di due ciotoline così, forse ne prenderemo altre poi in futuro, per adesso secondo me questi due possono bastare. Dopodiché dei coltelli, questi da tutti i giorni abbastanza blandi. Due tazze, sinceramente ho in programma più avanti di comprare tazze un po' più particolari e un po' più costose anche, e magari comprarne di più, e quindi per il momento mi sono accontentata diciamo di queste due tazze basiche di IKEA che costano tipo 3 euro l'una. So già che si sbeccheranno perché quello che non mi piace delle tazze di IKEA è che sono praticamente fatte di marzapane e si rompono subito. E però ecco, intanto ci voleva qualcosa dove bere il mio cappuccino, anche se non abbiamo ancora una moka o una macchinetta del caffè. Poi abbiamo preso uno scolapasta, che è questo qui,
un wok, questo funziona anche col piano induzione perché abbiamo il piano induzione, 3 bidoni dell'immondizia che io pensavo che sarebbero stati dentro quel cassetto, avevo preso anche le misure ma le ho prese sbagliate e infatti non ci stanno dentro il cassetto, quindi per il momento le teniamo qua, però più avanti le metteremo nel balconcino fuori. Poi abbiamo preso anche queste 2 ciotole, Teodora tra l'altro non ha neanche mangiato, adesso le tolgo questa per Teodora. E poi abbiamo preso questo tagliere di legno più piccolo e questo tagliere di legno più grande che devo ancora spacchettare. Questo portaposate, anche qua ho sbagliato a prendere le misure perché pensavo che sarebbe stato qua dentro e invece per un pelo non ci entra, vi faccio vedere. Cioè rimane praticamente sollevato e quindi probabilmente lo metteremo qua, così. In questo modo, e in realtà questo sarebbe il tappettino che ci va sotto per tenerlo fermo. Dopodiché abbiamo preso questa carta per foderare tutti i cassetti, ma questo non lo farò io, lo farà Marco perché io non ho voglia sinceramente. E queste pentole. Queste pentole per l'induzione, una padella, una pentola grande, un pentolino piccolo. Adesso le apro e mi faccio una pasta perché sto morendo di fame. Allora, la parte divertente questa mattina è stata quando mi sono accorta che il piano induzione non funzionava. Infatti all'inizio pensavo di essere io un po' incapace nel farlo partire, però poi ho effettivamente visto che i fili non sono stati collegati, quindi ho chiamato il tecnico e spero che mi risponda. Spero prima o poi di riuscire a far funzionare questo piano induzione, anche perché io non avevo niente da mangiare se non tipo una pasta, quindi sono andata al supermercato velocemente, mi sono presa una pizza surgelata perché grazie a Dio il forno funziona. Ora lo sto facendo andare un po' perché in teoria bisogna farlo andare un po', almeno una mezz'oretta, infatti c'è odore tipo di bruciato perché in teoria si devono un po' rodare tutte le guarnizioni, anche qua non è che sono un'esperta ma in teoria si dovrebbe fare così. E adesso mi accendo il mio Dyson che aspira tutte le tipo tossine, infatti guarda già si vede che è un po' un disastro l'aria. E lui aspira tutto, io sono contenta. Comunque davvero questo video non è sponsorizzato Dyson, semplicemente io e Marco siamo dei grandi fanatici. Infatti abbiamo anche l'aspirapolvere adesso, questo depuratore d'aria ce l'abbiamo da un po' di tempo, ormai penso 2 anni almeno. Poi io ho anche il meraviglioso phon, questo qui, e Marco invece ha la lampada, che è praticamente questa lampada da lettura che si può utilizzare in questo modo. Ora c'è luce quindi magari non si vede tanto, comunque illumina il tubo, si può regolare l'intensità e anche il colore della luce, quindi farla più bianca o più gialla, e poi si può staccare, diventa quindi una lampada da lettura oppure anche una lampada d'ambiente in questo modo. Questa è davvero una cosa meravigliosa, qua si spegne col touch, faccio vedere così, hop. Ed è davvero molto molto bella. Invece nel mio comodino ho messo il topolino di Seletti, anche lui è molto molto carino, un topolino da lettura. Comunque sono davvero molto emozionata di come sta procedendo il tutto e della nostra casetta. Non mi faccio vedere in faccia perché oggi sono davvero distrutta, infatti voglio mangiarmi la mia pizza, farmi una doccia e poi mettermi a fare alcune cose al computer, perché in questi 2 o 3 giorni praticamente sono scomparsa e devo rispondere a un sacco di mail, un sacco di cose, e volevo caricare questo video perché altrimenti non c'è niente che esce mercoledì. Devo girare tantissimi video perché li stavo rimandando per poter avere uno spazio decente in cui girarli e adesso ce l'ho e quindi devo registrare tante cose, non vedo l'ora, e per questa ragione insomma non mi faccio vedere perché non me la sento, voglio fare un piccolo restauro, devo farmi anche tutte le unghie che mi si stanno distruggendo perché ormai sono troppo lunghe, devo trovare qualcuno che me le faccia qui a Monzi, e sì perché Monza adesso si chiama Monzi nel nostro gergo casalingo, e basta insomma. Teodora sta qui, buona buona, è venuta a fare la spesa con me. Sono andata a fare le unghie, le ho fatte di questo lilla, le ho fatte molto corte questa volta perché a forza di maneggiare cose sinceramente mi ero un po' stufata di averle lunghe, non che mi diano particolarmente fastidio, siano scomode, semplicemente avevo voglia di farle corte e colorate. Infatti ho azzardato con questo lilla e mi piace molto. Teodora mi ha aspettato qui a casa, mi si è spostata da questa coperta, anche quando sono tornata l'ho trovata qui, adesso non si muove più e ormai ha trovato il suo habitat naturale e da lì non la muove più nessuno. E adesso mi lavo e dopo continuo a sistemare.
Ok, allora eccomi qui. Sono passati un giorno, cioè mi sembra che siano passate 2 settimane da quando sono entrata nella casa, ma in realtà siamo entrati 2 giorni fa. Ieri vi ho registrato un po' della mia giornata, dopodiché mi sono interrotta in realtà perché, appunto, come vi dicevo, mi sono voluta lavare con calma, poi ho finito di sistemare le ultime cose, sono stata abbastanza presa, poi è tornato Marco da lavoro, sono stata con lui, ovviamente abbiamo sistemato insieme gli armadi, ci siamo presi un po' di tempo anche per noi e alla fine non ho più registrato niente, però ci tenevo a concludere questo video innanzitutto mostrandovi la casa, facendovi un breve tour, ma questo lo rimando, nel senso che prima faccio questo discorsetto qui, giusto per raccontarvi come mai ci siamo trasferiti a Monza, come mai proprio qui e tutto il resto, insomma. Allora, tutto inizia qualche mese fa. Marco ha un lavoro, il suo lavoro, e senza scendere nei dettagli, diciamo che si è candidato per una posizione diversa che gli avrebbe, diciamo, consentito di crescere professionalmente, mettiamola così, però anche di spostarsi. E in particolare si doveva spostare in queste zone, non a Milano, ma un po' fuori. Infatti, noi abbiamo scelto Monza come città perché è vicina al lavoro di Marco, ma allo stesso tempo è vicina anche a Milano. È vicina a Milano e diciamo che Milano è un bel posto dove passare qualche giornata, magari dove appunto stare anche vicino a suo fratello che vive a Milano da qualche anno e quindi abbiamo deciso di venire qui. Infatti, negli scorsi video, insomma, io ero quasi sempre a Milano perché cosa è successo? Che Marco ha iniziato a lavorare già in questa zona quasi 2 mesi fa, mi verrebbe da dire, perché è passato un sacco di tempo e in questi 2 mesi io ho voluto ovviamente stargli vicino. In particolare io in questo momento sto frequentando l'università e l'università diciamo che posso frequentarla anche da remoto, quindi non ho l'esigenza di stare in un posto piuttosto che in un altro, posso muovermi come preferisco e in particolare in questo momento dovrei mettermi, e qua arriviamo a un argomento un po' spinoso, a cercare uno stage, un tirocinio. E per quanto mi riguarda, cercare un tirocinio nell'ambito marketing, che poi è l'ambito in cui io mi sto istruendo, è più vantaggioso in queste zone. Perché a Milano ci sono tantissime aziende che ovviamente magari hanno un ufficio marketing all'interno, tantissime aziende che magari mi interessano anche di più e quindi mi piacerebbe magari provare a candidarmi per alcune posizioni qui. Al momento in realtà vi dico che sto andando un po' rilento per quanto riguarda gli studi e l'università, ma come vi dicevo già in altri vlog, non è facile secondo me riuscire a concentrarsi bene su quello che si vuole e decidere, prendere delle decisioni. In più io aggiungo anche che per me la casa, ok, è un ambiente sacro, è sacro. Io sono del segno del cancro e ci credo anche un po' in questa cosa. Le persone del segno del cancro amano la propria casa, amano stare a casa. Io amo stare a casa. La casa è tutto quello che mi importa nella vita. Io a casa riesco a essere me stessa, riesco a fare le mie cose, riesco a concentrarmi su ciò che voglio. E negli ultimi 2 mesi purtroppo sono stata un po' perché eravamo ospiti in una casa che non era nostra, che non sentivamo nostra, un po' accampati. Non sono riuscita bene a concentrarmi su me stessa e su quello che voglio. Ora spero che in un ambiente un po' più libero, un po' più vuoto, un po' più mio anche, perché già io mi sento qua davvero a casa, riuscirò un po' a concentrarmi meglio e a fare bene quello che devo fare. Anzi, ne sono sicura perché prima, quando ero a Vittorio Veneto, ero a casa mia, sono sempre riuscita a fare tutto quello che volevo, quindi penso che sarà lo stesso anche qua. Nulla questo per dire che ora ci si rimbocca le maniche e ci si impegna anche sul lato università. E comunque cosa abbiamo dovuto fare per prendere questo appartamento e come mai ci abbiamo messo così tanto? Allora, ci abbiamo messo così tanto perché, come vi dicevo, per noi la casa è molto importante. Per me lo è perché ci passo la maggior parte del mio tempo, voglio che sia così. Sono una persona estremamente solitaria, forse userei questo aggettivo. Sono una persona estremamente solitaria e mi piace stare nel mio spazio, quindi per me lo spazio deve essere una cosa che mi rappresenta e che mi fa sentire bene. So che ci sono molte persone che magari dicono: vabbè, posso vivere anche, capito, accampato in una casa minuscola, in una stanza.
posso vivere anche in una casa che non mi piace, ma poi fare mille viaggi, andare sempre in giro, essere sempre fuori con gli amici, gli aperitivi e stare bene lo stesso. Ecco, io no. Io tipo, fuori il mondo può crollare, ok? Cioè fuori può succedere qualsiasi cosa, può andare tutto a rotoli, tutto può, però la mia casa deve essere la mia casa, capito? E io sto bene così, e io sto bene così, e quindi per me è importante. Quindi non ho voluto in questi mesi accontentarmi magari di un appartamento che non mi sarebbe piaciuto, tanto più perché devo pagare un affitto, quindi se devo pagare un affitto, tanto vale che lo pago per qualcosa che mi piace, a costo di rinunciare a tanto altro, perché io in questi mesi ho rinunciato a tantissime altre cose, ad esempio ho comprato pochissimi libri, se non qualcuno al Salone del Libro, e adesso arriverà anche LOL, ho rinunciato a tutte le altre spese, ho rinunciato all'abbigliamento, compro sempre solo cose usate se proprio mi servono, cioè insomma io preferisco rinunciare a tutto il resto, però la casa deve esserci, deve essere bella e deve essere come la voglio io, ecco. E quindi questo, mi sono un po' persa nel mio discorso, devo dire, comunque vi volevo un po' raccontare, ci abbiamo messo tanto appunto perché non ci siamo accontentati. Marco, come me, ha degli standard molto molto alti e quindi anche per questa ragione, nonostante abbiamo visto diversi appartamenti, nessuno di questi ci piaceva abbastanza, finché non abbiamo trovato questo. Ne avevamo trovato anche un altro, però era completamente non arredato e per questa ragione sarebbe stata una spesa troppo grande per noi da sostenere, mentre come potete vedere questo appartamento ha tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, ha una cucina che funziona, un bagno che funziona, c'ha il divano, c'ha il letto, c'ha l'armadio, ha tutte le cose essenziali. E poi se noi volessimo aggiungere qualcosa più avanti, che ne so, una TV, ma non credo che vorremmo mai una TV, comunque possiamo farlo con calma, senza fretta, se con i nostri tempi. E questa è una cosa positiva. Avevamo visto un altro appartamento allo stesso tempo molto molto bello, appunto non aveva i mobili ed era per noi infattibile in questo momento dover comprare i mobili. E nulla, quindi questa era una breve spiegazione di come mai siamo qui, perché ci abbiamo messo così tanto a trovare questo appartamento. Davvero è stato un processo lunghissimo, che infatti a un certo punto, per dire, io smetto su io sono venuta a Monza diverse volte, e una volta sono venuta a Monza direttamente da Vittorio Veneto in giornata, ed era un giorno in cui vi avevo messo una storia dicendo grandi novità, ed avevamo visto questo bellissimo appartamento che appunto non era arredato, quindi poi non se ne è fatto più niente. E però anche un'altra giornata sono venuta a Monza e avevo messo una storia, mi ero taggata a Monza, e tantissime ragazze di voi mi avevano scritto: no, non ci credo che sei a Monza, anch'io sono di Monza, come facciamo a vederci, dimmi dove sei, ti offro un caffè. E io: non vi preoccupate. E poi un'altra ragazza: oddio, adesso che so che sei a Monza non so più se andare in biblioteca per studiare, a studiare per l'esame di domani, oppure venire in centro a cercarti. E gli ho detto: tranquilla, studia per l'esame di domani, che ci sarà modo, che ci sarà tempo, che ci saranno occasioni, perché adesso che sono qua ovviamente poi ho intenzione di organizzare magari qualche raduno in biblioteca, in libreria, non so, possiamo fare qualcosa. Una ragazza nei messaggi di Instagram mi ha proposto di fare magari un gruppo di lettura interattivo, quindi sì, interattivo, tipo in presenza, e magari trovarci a discutere il libro del mese al parco. Sarebbe bellissimo, il parco di Monza è meraviglioso, quindi si potrebbe proprio fare, e magari ci organizzeremo in qualche modo a fare qualcosa. Ditemi voi anche se avete delle idee, e magari trovarci a bere un caffè, che ne so cosa si fa, qualcosa faremo. E anche perché qua io non conosco nessuno, ragazzi, ve lo dico. E quindi basta, adesso vi faccio vedere un po' la casa. C'è ancora un po' di disordine, ovviamente tutto work in progress, adesso sto lavorando anche sul tavolo della cucina, quindi vedrete delle cose, ma non ci preoccupiamo noi tanto di questo. Allora, si entra qui praticamente c'è la discarica degli scatoloni che dobbiamo portare via. Poi c'è la mia valigia, abbiamo anche un solaio dove possiamo portare queste cose magari ingombranti che non vogliamo tenerci in casa, quindi dopo la porto. E poi ci sono, vabbè, una birra che devo buttare, la bottiglia di una birra che devo buttare, e questo piccolo, diciamo, appoggia cose che adesso è pieno così, diciamo, frusaglie, ma libereremo prima o poi. Girandoci così abbiamo il corridoio, in fondo c'è il bagno, mentre qua ci sono alcuni armadi che si possono riempire come vogliamo, adesso c'è già dentro qualcosina, e poi là c'è quella piccola nicchia che, come potete vedere, è illuminata, e anche qua magari metteremo una piantina, qualcosa.
Proseguendo, qui c'è la stanza giorno dove ero adesso a registrare, qui c'è la libreria che riempirò oggi in un altro video che uscirà sempre sul canale, in cui sistemiamo insieme la libreria e vi faccio vedere anche i libri che ho preso al Salone del Libro. Poi un divano con Teodora, che ormai è addicted to divano. Ciao piccolina, buongiorno. Poi praticamente questo è il soggiorno con il suo tavolo, poi la cucina e qui c'è anche un piccolo balconcino. Abbiamo la nostra camera, qui c'è una cabina armadio che è praticamente questa, abbiamo già messo alcuni dei nostri vestiti e c'è anche un bellissimo specchio. Vabbè, e ragazzi, ho le ciabatte con i calzetti, nulla di grave. Qui c'è la nostra camera, che è praticamente così, e lì c'è la provvisoria cuccia di Teodora, adesso ne prenderemo un'altra. Bene, questa è la casa, comunque vi mostrerò magari più avanti tutti i diversi dettagli, tutte le cose, magari i cassetti, come li stiamo organizzando, anche perché c'è un sacco di spazio e dentro i mobili, quindi dobbiamo un attimo capire anche noi come organizzarlo. E io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, ciao!